Signori! Bentornati sul canale del Grinone! Bene, bene, bene! Prima di portarvi con me in questa avventura, ragazzi, vi chiedo, vi esorto ad andare a vedere il video di Fortnite fatto con Fabio, perché ho bisogno di un vostro feedback. A parte gli scherzi, sul serio, vi lascio il link di qua di là. Voglio che continuino ad arrivare commenti, come già ce ne sono, che mi consiglino su come portare i prossimi video di Fortnite, dato che lo farò, perché gioco a Fortnite e a FIFA no, faccio sti video qua su FIFA perché giocare un po' mi sono annoiato, e quindi mi raccomando. Per quanto riguarda invece codesto video, penso che chiedere almeno un 2500 mi piace sulla fiducia sia quantomeno doveroso ed il minimo. Sotto ogni esonero challenge mi avete chiesto in tantissimi: falla col Benevento, falla col Benevento, falla col Benevento, Green, falla col Benevento, falla col Benevento, e oggi la facciamo col Benevento. Successo in patria basso, continentale basso, fama del brand basso, finanze molto basso, anzi molto bassi anche gli altri, crescita giovani basso. Sarà impossibile farsi mandare via. Stavo pensando al nome per l'allenatore, ho dato un occhio all'attualità. Visti i risultati delle elezioni, pensavo a un bel Matthew Renzi, già per far capire alla società quali sono le nostre intenzioni sul vincere o perdere qualsiasi cosa. Ed eccoci con il nostro Matthew Renzi al Good Wind, ovvero Benevento. La devastazione ha inizio. Guardando le facce dei nostri giocatori sembra che abbiamo veramente dei pregiudicati più che dei calciatori. Brignoli, tanto per essere mainstream, potremmo già schierarlo in attacco. E anche per oggi il titolo del video lo abbiamo fatto, ragazzi. Bene, 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 andiamo a vedere un po' i giocatori. Allora, Ciciletti al Parma, direi che può restarci. Catan, direi di terminare il prestito. Grazie mille Danilo, è stato un piacere averti. Stessa cosa per quanto riguarda Filip Juricic. Mamma mia che brutta fine che ha fatto questo, ragazzi. Arrivederci anche te. Andrea Costa andrà Armenteros, è andato ai Portland Timbers. Sul serio, anche Lazar, possiamo terminare il prestito. Anche Memushai può salutare. Sto spendendo soldi mandando via i giocatori, è la cosa più bella e frizzante che possa succedere nella nostra carriera al Benevento. Brignoli è l'unico che invece voglio tenere. Iemmello, anche tu, ma cosa vuoi? Ma dai, ma torna a casa tua, ma per piacere. Venuti, come è venuti, e anche andati. Che battute, ragazzi, che battute. Insomma, il Benevento c'ha solo giocatori in prestito, fioi. Non ho mai distrutto una squadra in così tanta velocità. Berat Gmisti, questo nome qua, come faccio? Non puoi terminare, non avresti una rosa sufficientemente ampia. Interessante la situazione. Siamo già quindi al minimo con questi campioni in campo. Addirittura c'è Sandro titolare, perché ovviamente in panchina ho la crebe. Baccarì Sagnà, sei il più forte della squadra, te puoi andare in tribuna. Cioè, ragazzi, devo ancora andare avanti col primo giorno e ho già compromesso tutto. Mi sento bravo. E nonostante tutto abbiamo ancora quasi 7 milioni per il mercato trasferimenti. Direi di andare a vedere queste partite del torneo precampionato. Metti mai che si infortuna subito uno contro il Villadas Aves, che non so neanche da dove vengano. Presumo che sia un qualcosa di portoghese-giante. Ci fanno due golletti così. Ah, ragazzi, ma non sono neanche andato a vedere cosa ci chiedono, perché la panoramica degli obiettivi è importantissima. In gamba, beh, la crescita giovani non lo facciamo mai, a prescindere. Mantieni una striscia di almeno 85% di spettatori in 5 partite consecutive. Non possiamo fare un punto che sia uno. Successo continentale, nessun obiettivo. Questi arriviamo ultimi e magari mi rinnovano il contratto. Raggiungere i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Qua attenzione, perché dobbiamo puntare su queste cose qua. Terminare a metà classifica, ma mai. E finanze, nessun obiettivo. Vabbè, il Norwich, 6 gol, cominciamo alla grande la nostra stagione, ragazzi. Vabbè, poi arriva l'Aston Villa e pareggiamo 1-1. Allora, ragazzi, visto che un po' rido già perché ho preso dei giocatori che non avete idea, un po' di mercato dobbiamo farlo comunque. Quindi sono andato a scegliere dei giocatori che hanno un qualcosa di particolare per far capire sempre di più alla proprietà, insomma, cosa vogliamo fare noi. Quindi Stamatelopoulos, mi piaceva il nome, ma si è appena trasferito alla Adelaide United e quindi niente. Poi questo Moji, perché no, ma anche lui si è appena trasferito. Mi piaceva il nome, cioè Moji, stiamo calmi. Il migliore, ragazzi, no, ma neanche questo non posso prenderlo. Nambishi. Era giusto per far capire che noi non abbiamo alcuna ambizione. Cioè, non ambisci a niente.
Ma dai, ma come faccio? Come faccio? Chi compro? C'è Teruhito Nakagawa, che ha sto nome un po' onomatopeico, che sembra uno che dalla bocca espella delle feci. Teruhito Nakagawa. Di questo ho chiesto informazioni. Questo si potrebbe andare a prendere. Poi ragazzi, tanto per buttarci su qualcosa che non sia il calcio, direi che prendere Venditti, ce la suoniamo in campo tranquillamente, non sarebbe male. E poi volevo fare un trittico della Madonna, quindi Philippe Gannon. Però anche questo si è appena trasferito. Ma che vergogna, ragazzi. Gannon, dopo il Gannon ti viene fame. Quindi c'era Pierre Magnon. Questo potremmo prenderlo però, è Magnon, perché ti viene fame, chimica. Poi non ti lavi, puzzi. Questa la capiranno solo i veneti, che sei da Cagnon. Però anche questo si è appena trasferito. Che tristezza, che grande tristezza. Aspettiamo comunque che mi arrivi il resoconto, signori. Poi vedremo. Che peccato, me l'ero studiata la grande... E questi trasferimenti maledetti ci mettono così il bastone fra le ruote. Cioè, fra l'altro, guardate che valori che hanno. 50, 50, 50, 50, 50, mamma mia. Ragazzi, guardate, io per Nambisci provo lo stesso la via del prestito. Che bello, ragazzi, mi danno 80-20 per lo stipendio e mi mandano Nambisci. Mamma mia, possiamo fare uno squadrone. 80-20, sì, sì, tutti 80-20, tutti 80-20, anche 100-0 facciamo. E anche Moji ce l'abbiamo, ragazzi. Beh, Nakagawa ha una clausola rescissoria da 53.000 euro. Direi che possiamo anche fare gli splendidi e subito giù così, cioè, speriamo che quelli che abbiamo chiesto in prestito arrivino. Ma io direi che Nambisci e Moji possono solo che sperare nella loro vita di finire a giocare al Benevento. Niente, ragazzi, Gannon manco per il prestito. Vediamo il Venditti se ci dicono qualcosa. Cioè, ma poi guarda, entri in un ufficio con la maglia di Diabaté appesa al muro. I brividi. Io direi che per Venditti possiamo pagare tutto noi. Questi 1500 euro a settimana, facciamo un sacrificio, li tiriamo fuori. Loro sono felici e direi... Allora ragazzi, questo è Magnon. Allora, per il prestito mi hanno detto che no, perché lo hanno appena preso di recente, per l'acquisto sì. Io direi che se lui vale 140.000 euro, io offro per il cartellino di Magnon, non dico tutto quello che abbiamo, ma la metà, 4 milioni di euro per Magnon. Loro sono soddisfatti dell'offerta, pertanto accettano. Guardate intanto i fogli appesi al muro così, la lavagnetta con le calamite. Ragazzi, purtroppo Cagnon non potremo né acquistarlo né chiedere il prestito. Beh, a Nakagawa direi che 10.000 euro al mese possono andare da Dio come stipendio. L'offerta è qua, grazie, grazie, siamo a posto, molto bene. Stessa cosa direi per Magnon, che secondo me gli può andare bene anche lui 10.000. Passare da 1.250 a 10.000 direi che non è una brutta cosa. Mi sembra un'offerta equa, Morgan Freeman accetta, ci stiamo. Che ufficio glabro che abbiamo, mamma mia. Direi che possiamo proseguire. Shumoji non vuole venire nella squadra di governo di Matthew Renzi al Goodwind. Sono profondamente deluso. Invece il Venditti ha capito che qua si suona un'altra musica e arriva grandissimo. Guarda che bene, intanto i giocatori che scendono giù tutti così. Allora, caro il nostro Venditti, direi che puoi andare a sostituire Sandro, ma puoi anche giocare in posizione più avanzata. Stessa cosa il Magnon come difensore centrale, lui che è un esterno difensore centrale a metà campo, lui che è un esterno destro, ci sta da Dio. E ovviamente il Nakagawa gioca nel tridente Venditti Brignoli Nakagawa. Spettacolo puro. Mamma mia, ragazzi, colpo dell'anno. È arrivato Valance Nambisci. Nambisci Angazza è arrivato. E direi che con Nambisci abbiamo veramente completato la nostra rosa, signori. Dallo Zambia, Nambisci dallo Zambia al Benevento. Conferenza stampa Coppa Italia. Partita caldissima contro l'Avellino, di cui andiamo ovviamente a parlare male, visto che dobbiamo raggiungere i sedicesimi di Coppa Italia. Spero che ci arrivino un po' di scoppolette. E andiamo, ragazzi, con il primo incontro ufficiale del nostro Goodwind Benevento. Matthew Renzi, la squadra di governo è pronta, ragazzi. Attenzione, l'1-2 per l'Avellino. Abbiamo rischiato di portarla a casa e con questa subito depennato uno degli obiettivi che ci poneva la società. Società che mi ha trollato perché noi siamo partiti dai sedicesimi. Come facevo a non raggiungerli? Ditemelo, che mi volete del male. Abbiamo perso e abbiamo fatto l'obiettivo. Ma come si fa? Ma direi che anche della Sampdoria possiamo solo che parlare male. Andiamo alla prima di campionato. Io voglio vedere se siamo in grado, simulando con una squadra del genere, di vincere una partita di Serie A.
Se succede, guarda, stacco la play, la lancio dalla finestra. Dato partiamo con un 6-0 che ci sta benissimo. E il nostro overall, ovviamente, dopo una sconfitta pesante all'inizio del campionato, deve salire di 5 punti. Mi pare chiaro, succede sempre così. È inutile che mi chiamate alle conferenze stampa, tanto io parlo sempre male degli altri, ragazzi. Occhio che adesso, siccome l'ho chiamata, vedrete che vinciamo. Partita contro il Bologna, signori, persa 3-0. Brignoli si infortuna subito. 2 mesi! Frattura dito del piede. Ovviamente un portiere non è abituato a calciare troppo spesso, per cui dobbiamo andare a sostituirlo. E direi che Billong fa il caso nostro. Se mi si rompono tutti e quittiamo le partite in automatico, siamo fuori dai giochi. Se ne è rotto uno ancora prima della chiusura del mercato, per cui siamo presi benissimo, ragazzi. E vabbè, ragazzi, se è chiuso il mercato non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Quale desolazione e tristezza nei nostri cuori. Gioca in casa col Torino e perdiamo 3-0 e Piscitelli si rompe. Oh, media di un infortunio a partita. 4 settimane, frattura del gomito. Allora, quell'altro si è rotto un dito del piede 2 mesi. Questo si è fratturato il gomito 4 settimane. In conferenza, cioè, conferenza stampa contro il Napoli. Ragazzi, derby, campano, quasi una squadra in merda, li diciamo al Napoli. Via, dai così. Attenzione signori, 4 per Ignas, con Mertens che sbaglia anche i rigori. Non hanno gradito le mie dichiarazioni, insomma. Benevento Roma, il giallorosso vero è quello del Benevento, vergogna. Vediamo, 3-0, nice. Cioè, allora guardate la faccia di Sagnà e mi dice non sono felice. Ma cambia aria, vai tranquillo, apri la finestra, cambia aria. 69 il nostro overall, ragazzi, quando siamo al 24 di settembre. 6-0 contro il Crotone è una cosa di un'eccellenza incredibile. Ragazzi, arriva la partita con l'Inter, io so che la vinceremo, lo so. Attenzione ragazzi, vi giuro, questa so già che la porteremo a casa, almeno il pareggino. Vediamo, attenzione, no, abbiamo perso, che strano. Infortuni in allenamento, Nambisci. 6 settimane di stop, mentre però Piscitelli viene ristabilito. Cioè, più che altro guarisci che viene ristabilito, mica cioè, lo montano i pezzi così, insomma. E alla metà del mese un altro scontro con la rivale per la salvezza, ovvero l'Hellas Verona. Cosa succederà mai? 4-1, Canute. Cioè, abbiamo segnato probabilmente, cos'è, il primo gol che facciamo con Canute? Abbiamo pareggiato 2-2 con la Fiorentina, ragazzi. Non vi faccio vedere la cosa perché c'era un giocatore che non c'è più dentro, per rispetto, mi pare, anche se è una cazzata, non mostrare il suo nome. Andiamo fine ottobre con il Cagliari. Finalmente si ristabilisce l'ordine delle cose con un'altra sconfitta. Attenzione, 29-10, riunione per valutare il tuo lavoro e non stiamo seguendo i piani. 2 email nello stesso giorno, preoccupantissime. Che gioia infinita. Contro la Lazio spero di prendere almeno 9. Almeno 9. Vediamo ragazzi, 3-1. Cioè, cosa fa Coda in panchina? Cosa fa Coda in panchina? Chi l'ha messo? Chi l'ha messo? Ah, perché è più scarso, ragazzi. Vabbè, ma io non voglio attaccanti in squadra. Lo sai che gli attaccanti ogni tanto gli va anche di buttarla dentro? Dai, ah. Ma che spettacolo, ragazzi. Un altro infortunio. Stavolta è Magnon. 12 giorni di stoppe. Andiamo a giocarcela contro la Juve, ragazzi. Brignola, 99. Venditi numero 1. Torna in campo anche Nambisci. Cioè, Barzagli subito al primo minuto. Via così 5-0 alla fine. Occhio ragazzi però, perché qua siamo a novembre e ancora non è successo niente. Cioè, a parte quelle 2 email là così, però qua tutto tace. Occhio! L'ho chiamata, ragazzi! 13 novembre! 10 giorni dopo il nostro ultimo tentativo con l'Arsenal. Cioè, siamo durati di più al Benevento che all'Arsenal, ragazzi. Gli auguriamo il meglio per il proseguo della sua carriera. Io voglio andare avanti perché voglio vedere chi ha il coraggio di prendermi dopo che mi sono fatto esonerare così malamente. Ci sarebbe solamente il Terni, che è 19esimo, e c'ha Alfonso Signorini che gioca difensore centrale. Ragazzi, direi anche di no. Nei commenti ditemi quale squadra volete per la prossima sfida. Signori, spero di avervi divertito. Io mi diverto a fare queste minchiate qua, nomi dei giocatori, eccetera. Fare il deficiente è una cosa che mi viene bene, chissà perché. Vi invito ad iscrivervi. Se non siete iscritti, lasciate un bel mi piace, ragazzi. Vi ricordo, andatevi a vedere anche il video di Fortnite. Noi ci vediamo ovviamente ad un prossimo appuntamento, come sempre, con tanta qualità. Ciao belli.